tutti ben ritrovati sul mio canale. Dopo la pausa estiva iniziamo a fare una nuova video recensione. Oggi vi parlo di un prodotto che sta avendo un discreto successo. Si tratta di un massaggiatore automatico. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Questo che vi presento oggi io è un modello Mini, si chiama Mini M2 come potete ben vedere. È prodotto dalla Jaber. Adesso andremo ad aprirlo. Ovviamente io l'ho già aperto e anche provato e testato. Allora, iniziamo. Una scatola, abbiamo una comoda sacca per il trasporto con relativa maniglia. Poi all'interno troviamo sempre una lettera di benvenuto e anche uno sconto per chi presumo faccia la recensione su Amazon. La mettiamo via. Manuale di istruzioni con italiano. Qua abbiamo italiano. E mettiamo via. Andiamo ad aprire la sacca. Eccoci qua. All'interno troviamo il massaggiatore, che adesso appoggiamo qua, una testa piatta, qua, una testa sferica, poi andiamo a levare una testa punta, e una testa a U, cavo di alimentazione con presa C, USB-C, e naturalmente il massaggiatore, il corpo del massaggiatore vero e proprio. Corpo interamente in alluminio, veramente ben fatto e solido. Qua troviamo pulsante di accensione, presa per la ricarica, indicatori LED per le varie modalità. Adesso vi faccio vedere com'è semplice montare e smontare la testa. Va semplicemente appoggiata, poi si accende e vedrete che il massaggiatore inizia a vibrare. Questa è la prima velocità, poi questa è la seconda velocità, terza velocità, e infine la quarta ed ultima velocità. Schiacciando nuovamente si ritorna alla velocità base. Adesso vi faccio vedere sulla mia mano, anzi diciamo sul mio braccio. Come vedete, questa qua è la velocità bassa. Se io vado ad aumentare, io ho spento e adesso faccio ripartire.
adesso spengo. Allora, ho trovato questo massaggiatore veramente ben fatto. Iniziamo a descrivere innanzitutto le varie teste, perché in base alle teste si andrà ad agire su vari muscoli del corpo. La particolarità di questo prodotto, prima di tutto, è il corpo interamente in metallo e anche dalla semplicità con cui si montano e smontano le teste. Allora, la testa sfera che è montata adesso serve per i muscoli molli, quelli più sensibili, diciamo. Poi, la testa piatta, che è questa qua, invece serve per i muscoli piatti della schiena. Poi, la testa a V o a U serve per massaggiare il collo e vari tendini, loro dicono tendini. Poi, per ultimo, abbiamo la testa a cuneo, che serve per andare in profondità e per sollecitare anche i punti dell'agopuntura. Il massaggiatore ha una batteria al litio di 2200 mAh, il che gli garantisce circa 3 ore di autonomia alla velocità di 3800 pulsazioni al minuto. Allora, come vedete, il massaggiatore ha 3-4 indicatori. Il primo indicatore esegue un massaggio di 1700 impulsi al minuto. Quindi, quando noi andiamo a accendere in questo modo, la pulsazione che vedete è di 1700 volte al minuto. Se andiamo sulla seconda posizione, andremo a 2400 impulsi al minuto. Sulla terza andiamo a 3100 impulsi al minuto, per finire con la quarta ed ultima posizione, che sono 3800 impulsi al minuto. Rischiacciando si ritorna alla prima posizione. Tenendo premuto si spegne tutto. Allora, io, come già detto, l'ho provato già in diverse modalità e devo dire che il massaggio risulta molto piacevole, anche perché già dalla prima posizione, che è quella poi alla fine più semplice, il massaggio risulta veramente piacevole. Informazioni che dovevo darvi, vi ho dato quasi tutto. Ripeto, il corpo è interamente in alluminio. Questo qua è il modello Mini M2 prodotto dalla Jaber. Vi faccio vedere ancora i particolari. Adesso vi faccio vedere anche nuovamente come si toglie la testa. Questo qua all'interno, quello praticamente che vibra. Infatti, se io adesso vi faccio accendere, vi faccio vedere che quello lì è il meccanismo per la vibrazione. Adesso io vado a
legno nuovamente e vi faccio vedere nuovamente come si attacca la testa. Ok, se avete dubbi o domande su questo strumento, su questo massaggiatore, scrivete pure nei commenti e vi risponderò con piacere. Il prodotto mi è piaciuto moltissimo, devo dire valido, era già da tempo che ne volevo acquistare uno. Qui ho avuto l'occasione di testare questo prodotto con uno sconto e l'ho preso al volo. Ok, con questo è tutto, vi lascio alla prossima recensione. Ciao, alla prossima!